Abbiamo imparato ad amarlo già dagli anni 70, quando faceva il cabaret, in particolare il suo debutto, lo ricordiamo, al Teatro Alberichino di Roma, poi la partecipazione alla trasmissione televisiva Non Stop di Enzo Trapani, poi è arrivato il cinema nel 1980 con Un Sacco Bello. E poi sono arrivati grandissimi capolavori, cito i più famosi, Bianco, Rosso e Verdone, Compagni di scuola, Gallo Cedrone, Viaggi di nozze, Posti in piedi in paradiso, Io, loro e Lara. Sono tantissimi davvero i successi per i quali abbiamo imparato ad amarlo e continuiamo ad amarlo. È anche uno scrittore, ha scritto due libri, il primo La casa sopra i portici, ma soprattutto La carezza della memoria, questo libro uscito l'anno scorso che ha colpito in particolare la presidenza e l'organizzazione dei premi Flaiano, che ha deciso di attribuire un premio Flaiano speciale per la narrativa a Carlo Verdone. Grazie, grazie di cuore. Carlo, buonasera, buonasera. Buonasera, io sono chiaramente molto molto felice, ma allo stesso tempo anche molto triste, perché volevo essere a Pescara, è un premio importante il Flaiano, e soprattutto è un premio importante quello che viene dato per un libro, non è un premio di cinema, è un premio per la mia scrittura. Quindi io non posso innanzitutto, prima di tutto, ringraziare la presidentessa Carla Tiboni e tutta la giuria che mi ha incoraggiato con questo premio. Spero di portare ancora avanti questa passione parallela con il cinema, e adesso insomma adesso ci sono dei lavori da fare cinematograficamente parlando, però sicuramente tornerò a scrivere. Allora Carlo, la prima domanda che ti voglio fare innanzitutto è come stai? Come stai? Ecco, no, io volevo dire questo. Io ieri ero ad Ascoli Piceno, quindi era un'ora da Pescara. Io mi sono operato ho fatto un intervento due settimane fa, e ieri purtroppo a Pescara ho avuto un inconveniente dovuto all'intervento, forse per il caldo, le cose. Quindi con un'emorragia in atto non dovevo ritornare a Roma e farmi immediatamente vedere dal professore che mi ha operato. Oggi abbiamo rimesso in qualche modo le cose a posto, ma non era possibile viaggiare, sarebbe stata una cosa, insomma, anche, non dico pericolosa, ma anche molto, molto sgradevole. Quindi adesso resto un paio di giorni fermo a fare le mie cure, quindi ritornerò 3-4 giorni, ritorno in forma. Guarda, noi ti ringraziamo moltissimo. Comunque, scusarmi veramente con il pubblico, con tutta Pescara, con la presidentessa, con la giuria, con tutti voi. Io in 45 anni non ho mai mancato un appuntamento con il pubblico, mai. Questa volta è stata purtroppo veramente un colpo di sfortuna che non ci voleva. Mi dispiace veramente tanto. Noi ti ringraziamo comunque, Carlo, per aver deciso di collegarti con noi. Riprenditi presto. Posso testimoniarvi che non esiste artista più generoso, più sincero e più umano di Carlo Verdone. Quindi davvero grazie comunque per essere qui con noi, anche da uno schermo. Ti faccio subito una domanda, perché appunto noi ti conosciamo soprattutto per la tua carriera nel mondo del cinema, della televisione, eccetera. Che cosa rappresenta però per te la scrittura? Che cos'è? È una sorta di terapia, come può essere quella di fare l'attore in qualche modo? No, per me è una sorta di fuga verso la libertà, perché vedi, il cinema è libertà. Però il cinema è sempre un compromesso tra te, il produttore, un po' pensi anche a quello che vuole il pubblico. Per quanto sei sincero e metti tutto te stesso, c'è sempre un piccolo compromesso. Nella scrittura sono totalmente libero. Nessuno dietro le spalle mi dice ma questo capitolo forse dovresti farlo finire in maniera più comica, più divertente, questo forse è un po' troppo triste. No, io qua vado avanti in piena libertà, e ho scoperto insomma che alla fine la scrittura è un esercizio continuo, che praticamente nasce anche da una lettura continua. Quindi praticamente in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, ho cercato di recuperare quello che a scuola studiavo
soltanto per la scuola e non per la vita. E quindi anche leggere tanti autori mi è servito, ma più che altro ho avuto anche una vita molto, molto ricca, ricca nel senso che sono sempre stato un curioso della gente, un pedinatore di italiani, un grande osservatore, però anche con una, con un lato della mia anima, possiamo dire anche un po' riflessivo, leggermente melanconico, questo è anche presente nei miei film. Però La carezza della memoria, La casa sopra i portici sono due libri che praticamente sono lo specchio della mia anima, quindi sono sinceri, sono veri. Quindi la mia risposta è: la scrittura è libertà. È libertà. Sì. Allora prenditi subito l'applauso che ti viene dal pubblico di Pescara, forte. Vi voglio veramente bene, perdonatemi tanto. Per me è stato veramente un colpo, perché io ho tentato anche stamattina di poter rimettermi in macchina, ma... No, non ti preoccupare. Era un po' disagevole. È giusto prendersi cura della propria salute in primis. Carlo, mi ha colpito particolarmente del tuo libro l'introduzione, diciamo così, che ho trovato particolarmente ispirata. Soprattutto quando tu dici: è bello ritornare con la mente a immagini passate, è una carezza per l'anima, mi fa capire che sono un uomo che ha vissuto nello stupore continuo. È vero, assolutamente. Emozioni e stupore, questo chiaramente è lo stupore e la curiosità nasce anche un po' dall'insegnamento che ti danno i tuoi genitori, la tua famiglia. Io ho avuto una bellissima famiglia, ho avuto una bellissima infanzia, una bellissima adolescenza, ho vissuto gli anni più belli, perché io sono nato il 17 novembre del 50, io non cambierei quella data con nessuna data al mondo per essere più giovane, no, perché ho visto ancora un'Italia in bianco e nero trasformarsi poi in quella bella Italia a colori degli anni 60, poi in un'Italia piena di difficoltà, di tensioni, quella degli anni 70. Però la mia osservazione è sempre andata avanti, ho cercato sempre di raccontare il momento, il periodo, i personaggi, la gente, il linguaggio che cambiava, cambiano i gesti, cambia la moda, cambia tutto. Quindi quando ero giovane potevo così rappresentare tanti personaggi che raccontavo attraverso i loro dettagli che io riuscivo a ingrandire e li portavo sullo schermo. Adesso magari parto più da un soggetto, prima partivo dal personaggio. C'è un tempo per ogni cosa, quindi certo, certo. Senti, citavi i tuoi genitori, non possiamo ricordare il papà, il professor Mario, che tante volte venne a Pescara, che addirittura ricevette un premio Flaiano alla carriera nel 2005, che partecipò a tanti convegni sulla figura di Ennio Flaiano e di Gabriele D'Annunzio, che conobbe anche Ennio Flaiano. Ecco, ti parlava mai della sua presenza a Pescara, di questi studi che faceva su questi grandi illustri pescaresi? Allora, innanzitutto Ennio Flaiano una sera è venuto anche a casa nostra, soltanto ecco, che io ero un po' giovane, quindi sapevo che era un grande scrittore, un grande personaggio, però che età avrò avuto? Avrò avuto 14 anni, quindi ancora non mi ero innamorato molto del cinema, però era molto spiritoso e sentivo che nel salotto ridevano sempre tutti. Flaiano è stato un uomo, secondo me, come tutti gli uomini dell'Adriatico, non si sa per quale motivo, che più di tutti hanno saputo raccontare e entrare nell'anima della nostra città, Roma. Se tu ci pensi bene, i grandi scrittori, tutti dalla parte adriatica, anche del nord-est, sono stati i più grandi, da Pasolini a Amidei, a Flaiano, nel cinema a Sonego, erano tutti quella, ecco, come Fellini è il grande regista che viene da Rimini, come hanno capito loro Roma, non abbiamo capita noi, anzi ci hanno loro aiutato a capirla di più. E devo dire che l'ironia di Flaiano è stata un'ironia che ci ha aperto un po' la mente su chi siamo e su chi eravamo e sui nostri vizi, che resteranno sempre gli stessi, purtroppo. Certo, certo. Ti faccio un'ultima domanda, Carlo, e poi ti lascio andare. Visto che nei tuoi libri e nei tuoi film, naturalmente, sei stato così bravo a raccontare te stesso, ma anche a raccontare noi, a raccontare
gli italiani, a raccontare il genere umano, perché tu in primis sei un grandissimo osservatore. Ti chiedo, ma pensi mai a questo punto di scrivere un romanzo e non delle opere così che hanno comunque molto di autobiografico come anche i tuoi libri? Ma ne parlavo appunto con la Bompiani, che ringrazio perché insomma sono già il secondo libro che mi segue, la mia casa editrice. Quindi no, io ho detto subito, se ci sarà un prossimo libro non sarà più un libro di racconti, di memorie, di ricordi, sarà un romanzo. Cioè, e allora il gioco diventa delicato, però diventa anche una bella sfida, una sfida con me stesso. Voglio scrivere un romanzo, lo scriverò, non so quando, ma lo scriverò, e voglio farlo bene, voglio mettere veramente tutto me stesso, voglio mettermi in gioco, ecco, una cosa più grande di me. Vediamo se ci riesco. Ci riuscirai senz'altro, come riesci in tutto quello che fai, Carlo. Grazie. Allora, il tuo premio per il momento lo ritira, la facciamo entrare, lo ritira idealmente il presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni, che ora te lo fa anche vedere. Vediamo Carla, grazie. Eccola. Ma poi magari il prossimo anno vengo e me lo ridate un'altra volta, così te lo conserviamo e lo vieni a prendere personalmente, Carlo. Il prossimo anno sono 50 anni del premio Flaiano, ne hai già ricevuti due di premi Flaiano, uno per Al lupo nel 93 e uno nel 2013 con tuo fratello Luca per Alberto il Grande. Il prossimo anno ti aspettiamo per venire a prendere questo. Assolutamente sì. Promesso. Ti aspettiamo. Grazie davvero. Pescara ti saluta, Carlo. Grazie, no, sono io che saluto Pescara, vi chiedo ancora scusa, perdonatemi, però una volta in 45 anni può succedere un problema del genere. Assolutamente, anzi prenditi cura di te. Anche la grande scrittrice Valérie Perrin, che stimo molto, ho letto il suo libro, mi è molto piaciuto, e trovo che anche lei, nonostante tutto, ha anche delle cose comiche, divertenti, che mi piacciono molto, c'è molta ironia, oltre ad altre atmosfere. Quindi un saluto e le mie congratulazioni. Grazie a te. Carlo Verdone, Premio Internazionale Flaiano speciale per la narrativa con La carezza della memoria, edito da Bompiani.